stata realizzata la parte vegetale di questo plastico, che sembra veramente realistica? No, sono tutti alberi che ci sono delle ditte che fabbricano questi alberi, che sono trattati in modo tale che non si tarlino nel tempo, no? E poi le fronde sono rifatte tutte con i licheni, che viene dalla famiglia dei muschi, quindi è ricostruito tutto, insomma. E le foglie di vite? E le vite sono foglioline vere, appena nate, riprese, staccate, colorate, seccate, poi quando rinascevano venivano riprese, insomma, sono migliaia di foglioline, poi si potrà notare lì, bisogna vederlo, tanto è inutile spiegarlo, esatto, è un po' lavoro complicato. È un lavoro lungo 17 anni che merita davvero di essere visto e scoperto, passo dopo passo diremo, perché in 30 centimetri c'è un piccolo mondo tutto da scoprire, insomma, passo dopo passo. Ma diciamo adesso, quali sono i prossimi progetti, quanto resterà questa mostra, a chi è dedicata e chi dovrà venire a vederla? Allora, innanzitutto voglio dire questo, io ho costruito sì 17 anni questo lavoro qui, l'ho realizzato da solo, ripeto, è stata una bellissima ispirazione, sono cose che mi porto dentro e che quindi poi serviranno a me in primis e poi a molti altri, però l'ingraziamento che voglio fare lo voglio fare alla persona che ha creduto in questo progetto, mi sento un dovere sia per affetto che proprio per... in concreto, e devo ringraziare, posso dirlo, no? Lorenzo Granieri e la sua famiglia, un imprenditore locale che ha creduto in questo progetto e grazie a lui e grazie alla sua manodopera siamo riusciti a realizzare il tutto, quindi è un discorso proprio che mi sento dal profondo del cuore di ringraziarlo proprio pubblicamente, insomma, ecco.